Non ci sono soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell'Aquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell'immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell'elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più interni appunto, e non farsi prendere dalle rogne della Farnesina, il ministero che per inciso, sarebbe di Enzo Moavero Milanesi, e non certo del leader della Lega. Nel mirino di Salvini ecco subentrare allora i Rom, il popolo nomade da sempre croce, e ruspa, del capo del carroccio. Mi sto facendo preparare dal Ministero dell'Interno un dossier sulla situazione rom perché, dopo l'intervento di Maroni che però risale ormai a 5 e 6,7 anni fa, nessuno ha fatto più nulla e quindi siamo tornati, temo, al caos. Così ha detto il vice premier e ministro dell'Interno ai microfoni di Tele Lombardia. Salvini ha spiegato di avere predisposto una ricognizione sulla situazione rom in giro per là per vedere chi come, e quanti. Continua dopo la foto, quindi ha aggiunto. Cerchiamo di capire come intervenire rifacendo quello che all'epoca fu chiamato censimento e apriti cielo, allora chiamiamola anagrafe o fotografia per capire di cosa stiamo parlando. Stiamo lavorando anche sull'espulsione dei detenuti stranieri, che sono in virgola, ma serve l'accordo con il paese che se li deve riprendere. Quindi bisogna lavorare con Romania, Albania e Tunisia, che sono ahimè tra i principali paesi per presenze in galera, ha concluso Salvini, evidenziando che purtroppo i rom italiani te li devi tenere in virgolette. Continua dopo le foto, poi, riferendosi ai commenti di stampa alle sue affermazioni, il ministro dell'Interno Chiosa. Qualcuno parla di shock, scrive su Facebook. Perché? Io penso anche a quei poveri bambini educati al furto e all'illegalità. Una pratica, secondo molti, che ricorda in qualche modo il censimento a tappeto del 1938, quello per il quale, per intenderci, si baseranno le leggi razziali vidimate come provvedimenti legislativi e amministrativi, leggi, ordinanze, circolari, applicate fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni 40, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale NA. Continua dopo le foto, una storia che si ripete e che fa rabbrividire. Eppure non c'è da preoccuparsi, inutile mettere le due cose sullo stesso piano, tuona il vice premier mentre, intervistato, mangia un panino col salame. Una cosa come un'altra, in fondo, ti potrebbe anche interessare,